Mia storia è quella di uno costretto a fare resistenze fiscali. Lo Stato, molti concittadini purtroppo, ci chiamano evasori, ma noi per poter fare attività dobbiamo per forza di cose evadere, non sono solo io, lo ripeto. Chiunque faccia imprese in Italia è costretto a evadere. Lo facevamo prima, oggi come oggi diventa sempre più difficile perché adesso con i paper che ci sono in circolazione, non soltanto loro, diventerà sempre più difficile. Vedrete che il risultato sarà quello che noi nei prossimi non anni ma mesi, sei mesi, otto mesi chiuderemo tutti. Voi dovete mettervi in mente che o decidete di farci fare impresa e quindi fate un abbassamento drastico degli alipoti fiscali e con questo noi produrremo lavoro, produrremo impresa, produrremo posti di lavoro per noi stessi e anche per i nostri collaboratori, o altrimenti ci dite molto semplicemente che le nostre attività sono marginali, non servono, quindi chiudiamo. Ora io vi sfido, a voi Befera, a voi Monti, a voi governanti in generale, vi do la mia attività. Voi ve la prendete come amministrazione, ci assicurate 12 mensilità, 13, 14, TFR, qualche giorno di ferie se è possibile e vediamo se con le vostre regole, le vostre aliquote e il vostro modo di gestire riusciamo ad andare avanti oppure chiudiamo. In Italia eh, c'è un mito, è un mito vero, quello dell'evasore fiscale. L'evasore fiscale è sempre l'altro. Per le piccole imprese i grandi sono quelli che vadono, fanno le società all'estero, le scatolette finanziarie in Lussemburgo. Eh, per i grandi sono i piccoli che possono non rendere conto a nessuno. Gli autonomi sono considerati i grandi evasori dell'Italia, però gli autonomi dicono ma c'è tanti lavoratori in nero, 3 milioni, e di cui 2,3 milioni invece hanno già un lavoro, quindi sono i dipendenti che fanno il secondo lavoro. Insomma, l'evasore è sempre l'altro. Noi non siamo mai evasori, ma tutti siamo d'accordo che il problema... Il problema dell'Italia sono gli evasori e eh no. Chi parla in questo momento pensa che il problema dell'Italia siano le tasse e che le tasse non siano una cosa bella. Le tasse servono, si devono pagare, si devono rispettare le leggi, ma le tasse non sono una cosa bella soprattutto in un Paese in cui avremo una pressione fiscale, l'ha detto il governatore, l'ha certificato ehm, quest'anno, del 45%, cioè metà del nostro reddito se ne va in tasse. Le tasse non sono una cosa bella se le imprese eh, non riescono a sopravvivere perché il loro eh, socio occulto si chiama Stato. Le tasse non sono belle perché i servizi che ci fornisce la burocrazia in Italia sono assolutamente non di buon livello, le tasse non sono belle soprattutto per un fatto di libertà. La libertà di poter disporre del proprio reddito. Ciò non vuol dire che non ci si debba occupare dello Stato sociale, ciò non vuol dire che non ci si debba occupare delle persone più deboli, ciò però vuol dire che non è un paese libero, un paese che ogni anno preleva dai cittadini, da quando si svegliano fino a quando vanno a dormire e anche quando dormono, 700 miliardi di euro su un PIL che è. Più o meno il doppio di questa cifra. Ne parleremo con questa sera, con persone competenti, sicuramente molto competenti in materia e con persone che le tasse mi auguro le paghino. Buonasera, da Nicola Porro. Siamo forse l'unico paese al mondo che ha anche la storiografia della tassa, la rovina della tassa, il monumento della tassa, come se avessimo i fori imperiali dentro le accise che pagate e che paghiamo ci sono per esempio una lira e 90 per la guerra di Abissinia del 35, 14 lire che si pagano per la crisi di Suez del 56, 10 lire per il Vajont, ovviamente 10 lire per l'alluvione di Firenze, 10 lire per il terremoto del Belice, 99 lire per il terremoto del Friuli, 75 lire per l'Irpinia dell'80, 205 lire per la missione in Libano, ma non questa, quella dell'83, 22 lire per la missione in Bosnia, 30 39 lire per il rinnovo del contratto degli auto ferro -trambieri. Ora, tutto questo per dire una cosa molto semplice. Le tasse non sono bellissime, come ha malauguratamente detto qualcuno, però la differenza è fra chi le paga e chi non le paga. Chi non le paga, con qualunque scusa morale, possa ammantare questa decisione, ne fa pagare di più a voi. Buonasera da Luca Telesa. Eccoci qua, tu le paghi le tasse, Luca? Penso che ne pago più di te, bello. Eh, questo dipende da un reddito molto più elevato del mio e sicuramente le paga il professor. Visco che è stato definito e se lo faccia dire un uomo che mh, ha ridotto sull'astrico gli italiani facendogli pagare tasse eccetera se lo faccia dire come si può dire da un liberale dall'altra parte secondo me ha fatto molto di peggio Tremonti nel eh, far pagare le tasse agli italiani siamo arrivati a dei livelli di tassazione al 45% che mi sembra che ai suoi tempi eh, 96-2000 quando è stato il, il periodo <coughs> in cui lei ha fatto il ministro? Fra il 2006 e il 2000 eh. e poi il 2001 al, al Tesoro e poi fra il, due, eh, il 2006 e il 2008, cioè i due governi. Poi, allora, 96, ci fermiamo poi, solo un attimo per presentare, presentare anche certamente. Natania Zevi che è una corrispondente, una giornalista, ci interessa averla qui questa sera perché lei ha vissuto due anni in America e in qualche modo ci fa vedere la luna, ce lo racconterà con qualche aneddoto quel sistema come diverso al nostro. Prego scusi professore. No. La domanda era molto semplice. Sì. Secondo lei il, il tema dell'evasione fiscale è un tema eh, fondamentale per risolvere i nostri problemi di politica economica? Cioè il tema è gli italiani non pagano le tasse, se le pagassero veramente ha ragione Luca, tutti noi potremmo pagarne un po' di meno? Ma, uh, guardi, uh, io penso che il problema, problema dell'evasione fiscale è... Il problema più in generale del funzionamento del nostro sistema fiscale è uno dei temi fondamentali della modernizzazione possibile di questo Paese, eh, esattamente come il controllo del bilancio pubblico. Se vogliamo fare di questo Paese un Paese moderno, diverso, noi dobbiamo riportare questo fenomeno a livelli fisiologici. Oggi l'evasione fiscale in Italia è eh, molto, molto elevata, eh, diciamo è da due a tre volte. Quello che succede uh, nel resto in, in altri paesi e, e non c'è nessun motivo per cui sia questo. In, Italia, in, in Europa l'unico paese dove c'è una versione fiscale maggiore che da noi è la Grecia. Va bene? Oh, e noi non siamo la Grecia. Però siamo... su questo ah. eh, ricordiamo, ce ne ha dato ottimamente l'opportunità che in questo momento sta accadendo. Forse qualcosa di molto grave in Grecia. Noi siamo collegati in diretta in qualunque momento ci eh, connetteremo vedremo le immagini ci sono del... dei palazzi in fiamme sì. ad Atene è la grande rivolta che segue alle ultime misure durissime previste e chieste dall'Europa quindi quello che stiamo discutendo stasera ha molto a che vedere ecco. con la sostenibilità di un debito per... prima sì, che, eh, ma... di entrare nel vivo volevo... sì. eh, siccome abbiamo un po' sì. giocato anche con la mitologia del professor Visco le facciamo vedere una scheda divertente in cui ricordiamo tutto quello che le hanno detto in questi anni per me lei è un eroe civile. Infatti è una un scheda molto compiaciuta, vedrete. Questi signori hanno fatto dei conferimenti sotto una legge che gli imponeva di pagare delle tasse e l'hanno cambiata. E oh. lei invece ha fatto una legge che dice che d'ora in poi le non, si non, si fanno più i non si danno più le rivalutazioni ai conferimenti in modo che le tasse non si pagano. No, è sempre quella no. È sempre alla fine. No, no. È stato il ministro delle finanze del centro-sinistra. Se ci sono i soldi eh, da, eh, si può fare tutto, se non ci sono non si può fare nulla, è molto semplice. È stato l'incubo degli evasori. È bene che la lotta all'evasione sia sostenuta. È stato l'incubo dei contribuenti. Noi abbiamo detto che il recupero dell'evasione era finalizzato alla riduzione dei tassi. Per i suoi detrattori. È lui l'origine di tutte le nostre imposte. Prima abbiamo dovuto rimettere un po' in equilibrio il bilancio. Lo chiamavano il vampiro. Contestatissimo anche a sinistra. E con voi come, come lei sa non parla. Quando il governo Berlusconi ha introdotto la tracciabilità degli assegni, per Visco è stata quasi una rivincita. E si proceda nel recupero. Ma ora lui, il simbolo della lotta all'evasione, del Blitz dei finanzieri a Cortina, dice è stato solo uno show. Quasi romantica questa vedo, scheda che abbiamo fatto. Lei addirittura sorriso quando abbiamo ricordato che qualcuno l'aveva definito il vampiro. Non, non si era turbato per questi attacchi molto duri? Ma guardi, se uno, se uno, o, di, se uno fa politica uh, queste, cose, queste cose le assorbe per, per necessità. Certo non mi faceva piacere la mistificazione, la falsificazione, la volgarità. Uh, ma quella fa parte della degenerazione della politica nel decennio passato. Uh, fatto, sta, fatto sta che eh, poi eh, ultimamente, ultimamente tutti hanno, non dico uh, solo riconosciuto, eccetera, ma recuperato uh, i pezzi di cose che. Ha, che erano stati fatti. Aspetta, ci interessa Però quel tizio duro che le ha dato sul Blitz di Cortina, e tutti si aspettavano. cioè il Blitz anti antivasori a Cortina, eh, a Disco sarà contentissimo Invece, stai... lei ha detto c'è cioè, un che di demagogico. No, non ho usato questo termine. Io uh, penso che questo tipo di, di show si possono anche fare, no? ma hanno un effetto di propaganda, di deterrenza ma non è che siano, che siano risolutivi. Attualmente quella, quella operazione lì serviva soprattutto per l'opinione pubblica, per dire all'opinione pubblica guardate che il governo fa, fa queste cose, quindi state attenti. Dal tuo punto di vista si, si può capire però... E, e risolvere in quello il problema dell'evasione eh. fiscale in Italia però io prima volevo, sì, volevo riprendere un dire... po' l'intervento inter, precedente sulla versione fiscale e, è chiaro che da noi si pagano un sacco di tasse uh, un sacco e, di tasse si pagano? sì, e, e, e stanno diventando anche troppi uh, però eh, intanto oh, paghiamo più o meno come negli altri paesi a noi se ne pagano di più in Francia, se ne pagano di più in paesi scandinavi. Se guardiamo bene il Regno Unito, dove le tasse sembrano 5 punti meno che da noi, eh, scopriamo che eh, tutto dipende dal fatto che lì le pensioni non transitano nel bilancio pubblico e quindi non si pagano contributi sociali perché eh, i cittadini eh, mettono soldi alle imprese nei fondi pensione. Però la pressione tributaria, cioè le tasse in senso stretto nel Regno Unito fino all'anno scorso erano di due punti superiori, due punti di PIL superiore a noi, adesso dopo le ultime aumenti saremo più o meno sulla Ma Noi abbiamo diverso. molto sommerso, si dice sempre oh, che... Allora abbiamo sommerso, certo. E quindi la percentuale di quelli Spieghiamo che pagano è meno di quello che E quindi, quindi, quindi dove... Dovevamo... Eh, eh, scusi, perché noi dichiarate. abbiamo non solo ovviamente specialisti, cioè la mia obiezione era che eh. siccome il nostro PIL, la nostra ricchezza sì. è stimata anche sul sommerso, cioè su ma persone eh, che anche, non dichiarano anche altrove, eh. anche altrove, ma noi più che altrove ci hanno sempre e eh, di più, quindi ci abbiamo più sommerso quindi e quindi si dice che chi paga, quindi onestamente chi paga le tasse onestamente ha delle dei valori più Quindi la mia posizione, la mia convinzione è stata sempre quella che dato che la maggioranza degli italiani eh, volenti o nolenti le tasse le pagano Uh, io in realtà ero molto più popolare di quello che voi pensate O di quello che hanno fatto <ride> pensare <ride> Bene, allora abbiamo in collegamento una platea di contribuenti Lorenzo Morelli, dove sei e con chi sei? Buonasera, buonasera, mi sentite? Buonasera, io sono a, Milano, sono a Milano Siamo in un ristorante, siamo nella zona isola Antico quartiere milanese Mi hanno invitato a cena degli amici imprenditori Piccoli e medi imprenditori mi hanno detto "vieni, vieni vista anche l'ora e mi hanno proposto di venire qua con questo menù che leggiamo insieme, quindi 12 febbraio aperitivo blitz con ghiaccio e eh, mi viene da pensare che ci sia un errore, forse era spritz, ma andiamo avanti. Primi piatti tagliatelle mare e monti, ma andiamo ai secondi, insomma, stufato di befera, tagliata di equitalia, abbacchio di Mastra Pasqua e per finire tirami giù le entrate, caffè e amari, amarissimi a questo punto ma voglio dire basso, è un menù basso ma... finalmente, dinamico, eh. finalmente quando... ma... chi c'è che ci dà un po' di sostanza a questo i... menù e adesso qui con me ci sono diverse persone e amici che ci raccontano come mai di questi tempi c'è questo, questo menù abbiamo con noi questa sera Alfredo Zini della FIP Federazione Italiana Pubblici Esercizi che ci spiega che cosa significa Direi buonasera a tutti, innanzitutto lo ricordava l'ex ministro che le tasse sono troppe in Italia. Abbiamo scherzato su questo menu naturalmente stasera, cercheremo invece di vedere in maniera positiva quello che potremo fare. Si ricordava giustamente che c'è troppa evasione. Noi come Federazione Italiana Pubblici Esercizi siamo contenti di questi controlli che non devono essere eccessivi, che non devono essere spettacolarizzati. Dall'altra parte ci auguriamo che possano servire a recuperare l'evasione. Più evasione si recupera e sicuramente dovrebbero calare le tasse. Noi ci auguriamo che già si mantengano su questi livelli che sono veramente troppi, perché continuare a pagare vorrebbe dire aumentare le tasse e veramente non ce la faremo più a sostenere questi costi. Sì, però, no, Lorenzo, fammi fare una, far sì. una domanda Lorenzo, sì, cioè, certo, i, i, certo, i pubblici forse. esercizi, diamo semplice, ristoranti, bar, vengono considerati spesso negli studi televisivi come i grandi colpevoli, perché sono quelli che non ti fanno la ricevuta, non ti fanno lo scontrino. Si dice che l'evasione sia lì, esattamente in, in, in quel tipo di esercizio commerciale. E, e che cosa ci dite su questo? Perché questa è l'obiezione eh, direi più tipica. Ma guardi, essendo tutti gli esercizi sul marciapiede, sulla strada, sono facili da controllare. Certamente qualche pecora nera l'abbiamo anche nel nostro settore. Io non criminalizzerei troppo. Se pensiamo a uno scontrino, sono 80 centesimi. Una sanzione per un mancato scontrino sono 160 euro. Allora io vado spesso in macchina, faccio questo tipo di paragone. Se vado spesso in macchina, a volte mi dimentico di mettere la cintura di sicurezza. Allora dimenticare di, eh, di battere uno scontrino. Può succedere magari in ore di punta, non bisogna colpevolizzare come se tutti fossero dei grandi evasori fiscali. Mi, mi su questo non Visco, ci stiamo. Mi fa chiedere a Visco una, una cosa perché, Visco, ehm, eh, lei ha fatto una, una battaglia durante il, il periodo in cui era il ministro proprio sugli scontrini, proprio sulla evasione diciamo minuta. Poi dopo, invece, eh, i governi mh, seguenti, l'ha detto anche lei recentemente in un'intervista, mm -hmm. si sono occupati di fare una battaglia contro i grandi evasori. Però forse dimenticando quella. La battaglia di dettaglio è importante andare a verificare questo genere di possibile evasione o si perde tempo? No, eh, quella è, fa parte del controllo del territorio, no? quindi, quindi devono essere eh, controlli standard, se ne devono fare un numero eh, sufficiente hanno un effetto di, di deterrenza più che di recupero. Cioè di, mettono paura eh, di, agli esercizi commerciali insomma, di non fare eh, i furbacchioli. Eh, 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 il, il punto da capire sì. è che la gente le tasse eh, non è che le paga volentieri. E oh, chi paga le, le tasse è, è in tutto il mondo questo, eh? cioè perché eh, la mappa dell'evasione, a parte l'entità che da noi è molto maggiore, è uguale in tutti i paesi. allora ci sono, dire la mappa? chi evade e chi non evade okay. allora, i redditi che non evadono sono I quelli dipende. tracciati e cioè la, il reddito del lavoro dipendente dove c'è un po' di evasione perché ci sono straordinari in nero secondi lavori eccetera ma, eh, una ma quota, i lavori... è una quota molto bassa eh, rispetto al totale questo sono studi non è che sì. me lo invento io Uh, uh, lo stesso vale per le pensioni che però, dove però l'evasione è un po' uh, più alta e lì probabilmente ci sono secondi lavori e cose di questo genere uh, l'evasione cioè, eh... non avviene sulla pensione ma su un secondo Beh, lavoro fatto no, in no, sì, sì, nero esatto sì, uh, là, uh, i redditi dove non c'è per nulla evasione sono i redditi al capitale interessi e. Lì c'è cioè, una liquota secca alla FIFA. No, fonte. no, non per quello, perché le banche la trattengono, la trattengono loro e, e comunicano certo. poi, e danno oggetti. Uh, si evade in maniera consistente, ma meno che negli altri settori nell'industria. Uh, questa sia nell'artigianato che nella uh, società più grandi industriali perché lì si producono beni fisicamente. Uh, c'è cioè l'artigianato industriale, perché poi l'artigianato. Esatto. Poi invece si va moltissimo in agricoltura, costruzioni, commercio, eh, servizi. Eh, eh, si evade un po' meno fra i professionisti perché una parte dei compensi sono tracciati, c'era ritenuta da conto. Allora da tutto questa. Eh, e questo è vero negli Stati Uniti come da noi, no? Cioè, i settori a rischio sono quelli dove il controllo e le informazioni da parte di terzi o la possibilità di incroci sono minori. Da noi questo è macroscopico. Allora, se questo è il problema, la strategia per l'evasione è cercare di rendere il più possibili eh, assimilabili diversi tipi di reddito e quindi avere eh, meccanismi di tracciabilità. Applicabili a tutti, non si arriverà mai al lavoratore dipendente che l'ha ritenuta la fonte totale, totale. Cioè, però ci si può avvicinare oh, e qui bisogna capire che cos'è tracciabilità. Che tracciabilità da noi si dice all'uso del contante, eccetera. Quello è uno degli elementi. Ma per esempio ci sono, ci sono. Oh, lei eh... ha messo un provvedimento che tutti ricordano: obbligo di fattura per tutti i pagamenti di prestazioni professionali sopra i no, 100 euro la cosa grave era per noi liberi professionisti quell'elenco clienti esatto, fornitori quella è la cosa che più però potente. voleva dire per noi professionisti caro professor Visco perdere altre giornate di lavoro no, commercialisti perché... che ovviamente facevano ma da no, passacarte ma non no, da grandi ma consulenti perché, perché questo anche un po' il problema ma ma no, ci... ci sono i computer noi siamo dei piccoli roba... professionisti l'elenco clienti fornitori per noi era ma un disastro eh, 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 ma No, vabbè, ma non voglio non so. mettere il mio caso personale. Non lo personale. so, però quella è oggi è lo strumento di tracciabilità più importante, perché mi, mi fa vedere gli intrecci delle transazioni. Spieghi bene tra, che cosa sono, perché trazioni. impedisce le false fatture. Cioè, sostanzialmente, io, professionista, devo, fa, devo fornire al fisco, all'amministrazione finanziaria... No, con i consumatori finali, no. Se, eh, lei, eh, nel, caso, nel caso in cui... lei. Eh, eh, lei, intanto, lavora per i giornali e quindi sono loro che devono fare l'elenco perché certo. lei è un fornitore loro sì. se lei ha eh, altri che, le, che... che eh, eventualmente dovrà eh, comunicare le fatture che eh, hai messo eh, anche, anche per gli altri però vorrei sottolineare sì. qui una cosa molto semplice quando il datore di lavoro manda al fisco l'elenco dei, eh, dei suoi lavoratori no? con il ritenuto, la fonte, cioè quello che cos'è? Quello è un elenco fornitori. Sì. Va bene? Oh, allora perché alcuni sì altri no? Oh, allora, e quindi e quello oggi è la cosa eh, eh, che manca più grave. L'altra cosa che si era fatta eh, con le prestazioni professionali, noi avevamo detto un conto dedicato e il conto corrente dedicato. E non uso di contante, c'erano 100 euro, lì si può andare anche a zero. No? Dico, ma... E quello andava bene per quel tipo di, di prestazioni. Insomma. Per altre invece ci vogliono altri, altri strumenti. Noi abbiamo, per esempio, uh, una cosa divertente <ride> che è stata la soppressione prima che andasse in vigore di una norma dove noi uh, che avevamo inserito per. Uh, Uh, le macchine che distribuiscono bibite sì. in giro dove non c'è nessun controllo. Oh, le macchinette per, per eh, la allora, eh, per, per, non eh, eh, nomi, a conti fatti, poi... quella lì è un mercato di fra 500 uh, milioni e un miliardo. Però, Oh, allora, dove avevamo detto: Ma mettiamo un, un macchinegno tipo una scatola nera insomma, queste che voglio sì. mettere adesso sull'automobile, si poteva fare. Abbiamo fatto una norma. oh hanno abrogato pure quella, Però, cioè, capisce? Dicendo che complicava. Ecco, però oh, posso fare io questa obiezione, poi sto zitto veramente perché il tema a me mi prende molto da vicino. Manco Beh, la scatola nera sulle macchinette no, della Coca-Cola vuoi mettere? Anche quella non ah, vorrei sei mettere. sei proprio difenso Revasorum. E allora aboliamo la vita in un Abbiate pazienza, eh. io voglio fare un'obiezione molto semplice. La, la La mia obiezione è che tutte le cose che lei eh. dice, che sono sacrosante, rendono il sistema italiano... Talmente burocratico, talmente ingessato che per un fine nobile. Perché senta, io che pago fino all'ultimo giorno. Ma linea non te ne tasse, accorgi neanche se c'è la scatola nera ma... nella, nella macchina di caffè Ragazzi, voi state scherzando. Ma voi non siete sei... un'impresa, non avete un te commerciale, un non fate attività. È, è facile parlare così insomma, se c'è il donatore di guarda... lavoro che ti dà lo stipendio e ma ti fa so, la ritenuta. Eh, la no, no, ma tutti di... quei signori che sono collegati là passano più tempo a fare pepe un attimo Facciamo questo salto. scusate non secondo professore. Assolutamente sì. Sì. E allora deve, deve, secondo deve... me la strada migliore è ridurle per farle pagare sì. e ridurre anche no, i tempi e martellare sì, sì. quelli che non le pagano, Natania Zevi Perché sembra diciamo a Porro che siamo in un paese civile che lui, la patria del liberalismo come l'America come sono trattati questi evasori? Con il tappeto rosso? Vabbè, ma che mica... Scusami sulla domanda eh. non penso che gli evasori debbano essere trattati Vabbè, bene però... sto dicendo che non c'è bisogno di fare 45.000 elenchi e procedure ah, guardi, che, burocratiche che non le, fanno, che le fanno in tutto il mondo non è che io mi invento cose <ride> che non esistono Sentiamo io, qualche esempio americano essendo modernamente esperto della materia so come fanno all'est oh, e, e, e qualcosa Natale. magari invento pure io però... Dunque... Poi ne parliamo di una sua invenzione, eh? non me lo fate dimenticare sì, sì. Sì. dunque negli Stati Uniti eh, è effettivo che l'evasore fiscale è assolutamente oggetto del discredito sociale intanto per cominciare certo. oh, e oh, quindi senti. la questione eh, riporta un po' quello che diceva Monti anche durante il viaggio in America cioè occorre cambiare la mentalità degli italiani il discorso è che l'evasione fiscale è, è, è esattamente è mentire alla popolazione Cioè, l'evasore fiscale è una persona che mente alla popolazione che ruba i propri figli anche al futuro dei propri figli per cui in America uh, l'amico che ti dice non pago le multe da dieci anni è uh, una figura... Uh equivalente a quella del tuo amico che ti dice l'altro ieri ho scippato una signora per strada <ride> e quindi in realtà l'evasione fiscale è assolutamente assume le proporzioni anche nella lotta quella che fa l'IRS che poi è un po' l'agenzia delle entrate americana hai un reperto fantastico, vuoi farci vedere? hai un reperto fantastico, sì ho un reperto fantastico che è un modulo dell'IRS che Bellissimo. permette al cittadino americano di denunciare online con le semplificazioni l'agenda digitale per sostanzialmente eh... cioè tu dici se non è porro non paga sì. 10.000 euro di tasse certo. tac, e e gli viene La il controllo. Dice se lei sospetta che un individuo o una compagnia che non uh, com come dire, che non, uh, che non, ah, non, non è al pari con le tasse, che non, uh, che non paga le tasse, se lei sospetta questo lei lo deve riportare compilando questo form e lei lo può stampare e mandare immediatamente a questo indirizzo, si può fare anche online. Se l'avesse fatto, eh, disco, visto, gliene no, avreste no. dette di tutti i colori? Beh, credo che sia, che no, credo che sia firmato, però uh, la, ah, no, la, no, la procedibilità no. ovviamente... No, no. Io volevo sentire i nostri amici con Morelli, Grazie, volevo eh. sentire. Esempio, no, poi non dici nulla perché lo incassi No, Vorrei esempio. chiedere a Natania cosa si deve fare in America per un ragazzo che sta all'università di lavorare in uno di quei bar dell'università o, o avere un lavoretto in uno di quei bar dell'università, quali sono le procedure, le pratiche, la facilità di fare una cosa di quel no, tipo. Bene non, e no, non nulla Perché noi tassi. viviamo in un Dunque mondo per cui non si può fare comunque nulla. se sei studente eh, lo puoi fare perché me, sei in un visto che che pagano, pagano le tasse anche Vedi? sulle merci. Sentiamo i nostri amici Morelli Morelli, Morelli avete sì, sentito un po sì, sì, il nostro sì. dibattito? Io vorrei assolutamente sì, vorrei far parlare Gianluca Brambilla sì. della Commercio Monte Brianza, che ha un'idea con un modo nuovo per pagare le tasse una veloce idea che poi abbiamo il break. Allora, l'idea è velocissima, eh, cerchiamo di pagare tutte le tasse ma in modo equo, cerchiamo di tenere conto quanto è difficile oggi fare impresa, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo e di conseguenza troviamo un modo per dialogare con il fisco affinché si possa trovare un punto d'intesa, un punto d'accordo a fronte del quale, pagata una certa quantità di tasse, noi possiamo preoccuparci di fare gli imprenditori, che è il nostro mestiere. Se è vero che per uscire da questa crisi servirà sviluppo, servirà l'azione di noi imprenditori e in particolar modo di noi piccole e medie imprese. Noi siamo disposti a fare la nostra parte, siamo pronti a lavorare, ma vogliamo avere delle certezze. Siamo disposti ad accettare il fisco nelle nostre aziende solamente a fronte di gravissime violazioni e se paghiamo un certo montare di tasse chiediamo per favore al fisco di rimanere fuori dalle nostre aziende perché anch'io sono disponibile a pagare le tasse come si fa negli Stati Uniti ma vorrei le aliquote americane e vorrei poter avere dei dipendenti pagati 5 dollari all'ora Allora in questo caso non avrei nessuna difficoltà a creare fare margine per pagare le tasse in questo modo e poi se mi permettete visto che c'è un, un, un importante uh, uomo della de, 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 de finanza italiana, del fisco italiano, come il professor Visco, anche lui può testimoniare che noi arriviamo da un retaggio storico nel quale è stata accettata l'evasione fiscale. Abbiamo avuto un pezzo di industria, di commercio. Tu, moltissimi settori sono stati coinvolti da un fenomeno per il quale c'è stato un lassismo fiscale che ha consentito di fare impresa in un determinato modo. E oggi, come ha detto il Censis disdire questo patto non detto dalla sera alla mattina perché qualcuno vuole fare il primo della classe non è giusto perché mette in difficoltà milioni e milioni di Dice persone mette in difficoltà ce la faccio... milioni e milioni di imprese eh, facciamo un dialogo iniziamo a dialogare no, ma io sono, chiarissimo, sono chiarissimo. abbastanza d'accordo sentiremo le Se la risposta di tra Poco abbiamo aggiornamenti sulla Grecia anche qualche notizia da Genova dove sono le primarie Fra ma come Genova le primarie? Stavamo parlando Bene, di spesa pubblica. Siamo qua, tornati eh? in onda, c'è un seminario in corso fra <ride> no, Porro no. e Visco, però avevamo lasciato appeso questo... C'è questo... cioè, un, ah, no, un grande patto eh, nei confronti di una parte dell'industria e, e della, del grande commercio. Si diceva di vabbè, non pagate le tasse, basta che comunque fate lavorare un po', <coughs> po di gente. No, Io sono d'accordo con l'intervento del signore. Che, insomma, perché in effetti è vero che c'è questa Uh, diciamo uh, accordo tacito c'è stato e io penso che è vero che non si può risolvere dall'oggi al domani, e ci vorranno, a mio modo di vedere, una decina d'anni per arrivare a una situazione. Quindi, deve essere un processo graduale in cui si deve anche dare tempo alle imprese di riorganizzarsi, di robustirsi, di fondersi, eccetera. Infatti, noi avevamo fatto anche. Uh, D'accordo con l'organizzazione delle piccole imprese, uh, delle norme che facilitavano le fusioni, eccetera. Però il problema è avere la determinazione di arrivare a un nuovo equilibrio, così come va fatto sulla spesa pubblica sul bilancio. Cioè eh, quello che non si è capito in tutti questi anni era come questo Paese declinava progressivamente perché restava indietro su, tutte, su tutti gli impegni che, che in realtà e gli scogli che aveva, che aveva di, eh, di fronte. Quindi eh, il, pro, il problema però eh, 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 che viene evidenziato questo intervento è anche un altro, e cioè che il problema dell'evasione fiscale in Italia non è un problema tecnico. A livello tecnico. È un problema di volontà È un politica. politico. Allora ci politico, dice perché... ci dà un giudizio per... su questo eh. governo. Questo dovrebbe essere il governo ai tecnici, il governo senza vincoli di partiti, di trascinamenti, di eredità scomode. Allora lei ci deve dire si Ma sta io... muovendo come uh, sognava uh... o no? Beh io non, sogno, non so, non, no, non Come potevano ospicare so. gli italiani. Uh, 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 ma io penso che la determinazione, la volontà del governo, del Presidente del Consiglio, uh, del sottosegretario Ceriani, che uh, è stato un mio collaboratore, cui sono amico, eccetera, è chiaramente quella di farla la lotta all'evasione. Il, Però... il punto è se quello che si sta facendo è la cosa è sufficiente, intanto ed è la cosa migliore, perché. Quello che si sta facendo è essenzialmente una deterrenza a breve. Cioè, quindi, secondo oh, lei non stanno facendo i provvedimenti io sto, ad hoc? Io sto, eh, eh, la, eh, la cosa è molto semplice. Eh, eh, noi col governo Monti e Prodi avevamo, avevamo eh, fatto una serie di eh, misure, alcune le abbiamo evocate anche adesso. No? Eh, e non a caso, in quegli anni, in quei due anni, noi abbiamo avuto un boom di gettito. Senza aver toccato Tra le tre. Tre punti quattro... di prodotto interno lordo che emergevano. Sull'IVA, sull per esempio, le stime della de Corte dei Conti dicono questo. Cioè, eh, eh, e infatti c'erano tesoretti vari. Eh, allora, io mi sarei aspettato che quelle norme venissero reintrodotte tutte come prima cosa, perché erano norme giuste, avevano a che vedere con la tracciabilità dei professionisti, con l'elenco clienti e fornitori, con la famosa scatola nera, con, con eh, eh, l'invio telematico dei corrispettivi da, da attuare gradualmente dei negozi, cioè era, era uh, informatica telematica e possibilità di tracciare cioè di conoscere. Allora, qui le cose sono due, perché, eh, ripeto, queste cose si fanno in, in tutti i paesi. Se non si vogliono fare, perché vengono considerate oppressive, dal Stato di Polizia, tutta questa Mi di, violazione, di violazione della privacy, benissimo, allora... Coerentemente, bisogna proporre e battersi perché venga eliminata la ritenuta la fonte sul lavoro dipendente. sulle pensioni, Ah, beh, c'è stato un referendum che sarebbe stato. Oh, non era ammissibile. Eh, Comunque, perché, in materia perché, perché sarebbe stato approvato? Beh, beh. Allora, se, si gioca, se si gioca sì. lo sfascio, sfasciamo tutto e buonanotte. Ma se adesso ci arriviamo così, se... con un 50% no, di perché, tassazione no, sulle imprese, se, no? Guardi, guardi che eh, se la cosa avviene col dovuto equilibrio e con la dovuto rigore. Io dicevo dieci anni, cioè spero che ci possano volere anche meno. però senza terrorizzare, senza, senza fare, fare violenze a nessuno, diventiamo solo un paese più civile. Diventiamo, ma diventiamo un paese più no, civile scusa, senza, Nicola, imprese, sentiamo, senza imprese? Sentiamo, senza imprese, ma le, le, imprese morendo, le imprese stanno morendo di fisco, ma non, di non, muoiono, non muoiono di fisco. Muoiono, e di di che crisi, cosa muoiono di crisi, muoiono di crisi. C'è una crisi certo, mondiale di... con uno eh, Stato eh, che non gli fornisce servizi, gli obbliga ma, a fare eh, delle procedure burocratiche pratiche da paese perfetto. L'impresa agricola di Bisceglie non ce n'ha neanche internet, perché non arriva internet Vabbè, e gli fate fare è. la dichiarazione all'INPS telematica, devono prendere il computer, portarlo con una chiavetta 3G sulla strada provinciale Natania, è così l'Italia, non... non è New York, scusate. Ma... E quindi si fanno la dichiarazione sulla strada ma provinciale è... dove c'è finalmente internet. Ma di che ma lei stiamo quindi parlando? quindi è contro la diffusione di internet. E esattamente il contrario, professor cioè qualcosa che che io penso Natalia che lei ci sia so, da Invece, mondo. tutti i tecnici, pure... Visco, Tremonti e Monti no. pensano no. che la realtà sia diversa, purtroppo, no. da quella che vivono questi Pensi... giorni. No, no, siamo eh. l'unico Stato dove si parla veramente di Stato di polizia. Addirittura il Ma Movimento 5 Stelle ha detto controllo totale della vita dei cittadini. Cioè, questo è l'unico posto del mondo dove delle. Degli agenti che sono degli agenti di Equitalia, per non dire eh. dell'Agenzia delle Entrate, nell'esercitare il loro lavoro che fanno secondo regole che certo. sono stabilite, vengono. Invece noi di essere fieri che nel nostro Stato qualcuno controlli, oppure che ci siano dichiarazioni telematiche, noi diciamo, lo Stato di Polizia, noi diciamo che Ma il una è in una Italia. votazione... In America non aperta, esiste sì, una fronda che attacchi con termini paragonabili gli agenti... Sì, Ma certami, certamente no, la, la, eh, non la, la presenza dello Stato, specialmente in materia di no. mercato e di economia, in America è mal vista in generale, eh, nel certo. senso che sono discipline che sanno che la gente non vuole regolate dallo Stato. Detto ciò, il sistema di tassazione negli Stati Uniti si basa in realtà su un binomio, che è quello che lo Stato ti dà la massima fiducia e ti impone certo. il massimo della pena, cioè e tu dichiari... finiscono in carcere. Quindi finiscono in carcere fino a 5 anni e si finiscono veramente Perché? perché tu vai a fare la tua dichiarazione dei redditi e ti viene chiesto solo, lei è sicuro, quello che dice è vero, sì. Dopodiché ricevi una lettera e dice, guardi, non abbiamo capito questa cosa. Ci potrebbe chiarire il punto? Ti faccio vedere l'ultimo. Però ripeti, che alla quarta richiesta di dire la verità, cioè garantito, quindi il tuo diritto a cioè, dire. Se, hai la verità, dichiarazione mendace, se eh? tu fai dichiarazione mendace, la cosa ovviamente viene verificata in un tribunale con un processo, però ti vengono date quattro opportunità di dichiarazione volontaria dei redditi in cui tu puoi dire io guardi guadagno questo per cui la dichiarazione dei redditi è volontaria. però se tu contravieni a questo. E, appunto, e lo fai consapevolmente più volte, poi si impone il massimo della pena. Però nessuno viene a dire eh beh il serpico, è una violazione della privacy, e eh beh però questo è un problema. ma scusatemi, ma avete visto vabbè. voi l'unico di quest'anno? L'avete visto, è quello dell'anno prossimo, te lo sei scaricato, si va sull'Agenzia delle Entrate, sì. scaricati l'unico e compilatelo. Ma io sono d'accordo che sia una burocrazia difficile, un però Ma Poi... ragazzi, ma scusatevi, ma rivedete No, in un ma io voglio capire, vi amo, no, sei contrario signori... al carcere per gli evasori? Sì o no? Ma perché devo essere co contrario al carcere per gli ah. evasori? Io sono favorevole a delle no, imposte eque, basse, mm. semplici da pagare, non all'unico che dobbiamo compilare tutti gli però anni. Le imposte sono in una alte maniera... perché molti non le hanno pagate. Eh sì. No, vabbè, ma, dico, può... I dati, vediamo i dati della tabella che avevamo preparato: 3627 dichiarazioni fraudolente, 2097 omesse dichiarazioni. 2048 perché sono numeri questi false. se fosse questa l'evasione in Italia saremmo a posto 3627 sì. sai quanti sono i contribuenti no, in Italia? Sono no, no, eh, scusa 3 milioni, sono 2, 3 milioni, milioni. 2 milioni 11 no no milioni. Non, è così. non è così sono quelle che sono state ritrovate dagli indagini della guardia di finanza nel 2011 sono 20 milioni eh. 20 milioni ma non ho cioè, capito tu non vuoi non capisco è, semplificare il, il fisco sì, e ridurre sì. le aliquote semplificare l'unico eh, ma sei d'accordo che facciano i controlli oppure no? Perché, sì, allora, ovviamente no, sì, ma, ma noi uh, viviamo... Vabbè, non però, voglio togliere la parola a Visco no, perché ma, ho parlato anche scusare, troppo. No, scusate, qui non vorrei... No, insomma, Prego. siamo tutti d'accordo avere... Un filco più semplice e la semplificazione è un impegno costante perché normalmente quello che succede è uno fa una riforma più semplice, eccetera, e poi nel giro di dieci anni viene eh, cambiata e quindi deve continuare progressivamente. È benissimo. Siamo anche d'accordo che, se fosse possibile abbassare le aliquote non ci sarebbe niente di male eccetera. però io eh, voglio andare incontro a un'altra preoccupazione che c'è molto eh, presso le imprese, i lavoratori autonomi che è quella eh, della paura, dell'intrusione violenta o sì, spesso lo Stato spia no, lo Stato spia no, perché eh, noi le spie, le spie fiscali non ce le abbiamo cioè non Uh, come in America insomma eh, forse anche meglio, meglio così se, se ci sono denunce circostanziate ci si muove no ma uh, l'obiettivo No, no, di... adesso è stata introdotta questa possibilità di verifica sui conti correnti sì, e quindi è sì, questo mito c'è quella è importante ma allora appunto allora noi abbiamo, abbiamo un sacco di banche dati a questo punto sì. ne mancano alcune cioè mancano clienti e fornitori e eh, 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 mancano altri, altri strumenti eh, tipo quelli di cui abbiamo parlato per i professionisti. E, insomma, una volta che uno avesse queste banche dati e queste fossero pulite, cioè utilizzabili, che non è. Oh, allora uno può pensare a un sistema, a un sistema di eh, rapporto con il contribuente molto semplice che capovolge totalmente la logica di adesso. E, cioè bisogna, e questo pure è una cosa se, su cui si stava lavorando, su cui io ho insistito più volte. Sì. Bisogna arrivare a, a una situazione in cui annualmente il contribuente e l'amministrazione dialogano. Certo. In cui il contribuente manifesta la sua intenzione di pagare X, l'amministrazione dice ma tu fai come vuoi, però a noi risulta incrociando tutta questa che roba tu dovresti... non che tu dovresti pagare Y, che tu hai questa situazione. allora vedi un po' tu. Allora, e eh, qui senza traumi, eh, in, un in questo modo l'evasione di massa eh, di italiana potrebbe trasformarsi in un adempimento spontaneo di massa. Dopodiché ci sono gli accertamenti e eh, il punto è che se uno lascia al buon cuore del contribuente eh, il pagamento delle tasse e poi eh, qualche... Eh, ma no. signore eh, posso farvi un'obiezione su questo? E' cosa... una... molto giusto quello che lei dice ma noi ci troviamo in un paese per cui se uno ha... Un... Ma questo è il capovolgimento di quello che si fa adesso. Eh? Sì, sì, è, esattamente esatto. ci troviamo in un paese in cui è passato il medioevo eppure noi paghiamo prima e poi se lo Stato sbaglia ci ridà i soldi indietro. Perché è stata introdotta non da Visco questa norma, ma da un governo liberale recente, va bene? Sugli accertamenti. Vi sembra questo un paese da stato di polizia? No, non di stato di polizia, ma medievale. E io e Questo è so anche un paese in cui si no, pagano questo... le tasse sulle tasse, in no, cui sulle bollette no, si paga anche l'IVA, in cui pago l'IVA questo... sull'accisa no, no, della benzina. Di Dio. questo in tutta ma... Europa. Quelle sono le bollette comunitarie, è una norma comunitaria. comunitaria. È una norma sì, ma purata. non pagano quanto noi sulla bolletta, no, pagano... non paghiamo il 40% il 30% fra noi, accise imposte noi, sul gas no, Se paghiamo il 35% sull'energia elettrica storicamente per alcuni decenni nel dopoguerra noi avevamo le accise più alte d'Europa Adesso... Uh, uh, ci sono diversi, che fa peggio, diversi Stati che pagano per voi e gli inglesi pagano di più Mi fai fare una domanda mesi. personale? No, dire, Chiara romano. Io ho una un Chiara no. romano, eh, un obiezione. Ho andato a trovare uno... un commercialista e entriamo. Non in vogliamo fare un'obiezione su una no, cosa? No, perché poi non lo vediamo più. Non la vuoi so, fare? Vediamo pareti. che cosa eh. dice un commercialista. Su cosa pagheremo fra breve. tasse 2012 annus horribilis. Nel labirinto fiscale tutto italiano, ora ulteriormente complicato dalle nuove imposte, invece del filo d'Arianna abbiamo cercato lui, il commercialista. Questo sembrerebbe essere l'anno delle batoste, in busta paga, ci sarà qualche variazione? Eh, ma l'unico effetto che, che ci può essere è quello dell'incremento della dizionale regionale. La dizionale regionale è, è aumentata eh, di uno 0,33%, eh, su un reddito ad esempio di eh, 40.000 euro annui l'effetto è intorno ai 132 euro. Quali sono le scadenze fiscali sì. di febbraio? Allora, a febbraio è previsto il 16 febbraio che gli intermediari finanziari trattengano a... Chi ha eh, patrimoni capitali scudati trattengano un'imposta del 1% su questi capitali. Sono colpiti anche alcuni beni di lusso. Marzo non abbiamo scadenze particolari se non quelle tradizionali del eh, versamento dell'IVA per i contribuenti che è... annuali, 16. Ah il 16 è un giorno del fisco? È Il 16, sì, è il 16. E poi Mentre arriviamo. parlando di novità, da maggio 2012 è stata reintrodotta la tassa di stazionamento sulle imbarcazioni. Giugno è un mese caldo sicuramente. Giugno è un mese caldo non solo dal punto di vista atmosferico e meteorologico, ma anche dal punto di vista delle scadenze. Quindi oltre a dover pagare, come tutti gli anni, la nostra IRPEF, IRAP, abbiamo l'IMU. C'è una grande novità però che riguarda sia le abitazioni principali che le seconde case cosiddette, che è quella che la base di calcolo non è uguale a prima, cioè il valore su cui si calcola l'imposta è, è molto più alto. Eh, Un'abitazione con eh, 1500 euro di rendita catastale di una famiglia con due figli a carico eh, andrebbe a pagare circa 900 euro, però non è finita qui, a giugno abbiamo pure un'altra cosa. Abbiamo anche un'imposta sull'attività finanziarie detenute all'estero. E si ricomincia a ottobre. A ottobre abbiamo quella novità di cui abbiamo appunto parlato che è l'aumento dell'IVA. E riusciamo a fare i regali di Natale oppure prima di Natale c'è qualcos'altro? Prima di Natale abbiamo un paio di appuntamenti. Oh oh. Ancora eh, più importanti. Sì, sì, interessanti che sono a novembre ma è il solito appuntamento con il secondo acconto. E poi abbiamo il 16 dicembre perché a Natale non ci arriviamo facilmente, il 16 dicembre abbiamo la seconda rata dell'Imu. Quindi a vedere così effettivamente sono misure che sembrano toccare i ricchi. Dovendo necessariamente aumentare un po' di entrate senza andare a colpire chi paga sempre come dipendenti i dipendenti hanno avuto un impatto minore sulla busta paga, ma lo hanno su altri fronti, andrà a colpire consumi, proprietà, possesso di beni o di attività finanziarie. E eh no, è no, eh no, molto più iniquo. Noi continuiamo a parlare di tagli fiscali, ma dobbiamo andare in break pubblicitario. Così, Teresa. non mi hai fatto fare ma la mia qualcosa, domanda. Ma di qualcosa, di almeno qualcosa subito prima di mandare Ma no, volevo chiedere la cosa sulla tassa sulle aziende che perdono i soldi, l'Irap, Visco. Come possiamo dire ai nostri amici... Guardi, eh, rispondo... Posto ma, che non l'ha tolta nessuno, eh? No, so, non l'ha tolta uh, nessuno, La onestà intellettuale. Lui ha messo l'IRAP... E non è un più. caso, non è un caso. Posto. Con l'IRAP abbiamo sostituito 6-7... Sì, altre cui, imposte. Fra cui i contributi, contributi sanitari. Oh, e, e per giunta poi l'IRAP eh, ha dato un gettito molto inferiore a quello delle sette imposte i 60 miliardi che, che da ogni anno uh, uh, quindi quindi eh, e infatti, eh infatti una volta che Berlusconi disse ai rappresentanti delle imprese dice ma scusate se siete così tanto contro l'IVA vi mettiamo i contributi sanitari quelli cominciano a dare <ride> le <scandescenze>, io <ride> no, di per carità il, il, però è un po' distorsivo no no è neutrale c'è in alcuni stati degli Stati Uniti l'ispirazione è un'imposta sul valore aggiunto sul valore aggiunto cioè sul, quindi, reddito, sì, sul reddito sul reddito che prodotto, però potrebbe prodotto. non concludersi nell'ultima riga Logo, con un utile uh, sì ma infatti non è un'imposta sugli utili è un'imposta sulle remunerazioni Su dei fattori di produzione e prima Adesso abbiamo... uh, uh, i contributi social, eh, sanitari un'impresa li pagava anche se era in, in, in quindi, in perdita, quindi è neutrale dove... non è peggio di prima Beh, è stata Pubblicità, definita è stata definita da un, un importante professore un grande esperto fiscale internazionale uh, che faceva una rassegna di tutte le imposte locali sulle imprese eh. la migliore approssimazione a una buona <ride> <ride> imposta Andiamo sulle imprese, imprese che oggi non posso esista <ride> e, se vuoi, glielo mando e io non male. ha sfidato A Chicago no Eva, Eva uno di No no a Chicago sarebbe apprezzata perché è un'imposta neutrale e piatta Ah, Eccoci in onda eh, Natania avevi un esempio di, proprio di costume Che però è interessante su come viene percepito Il denaro contante in America Sì, parlavamo prima appunto Del fatto che durante una cena Prima poco prima che me ne andassi Vennero degli amici in viaggio di nozze negli Stati Uniti E facciamo questa grande cena tutti insieme Con amici americani E questi miei amici tirarono fuori Un cospicuo quantitativo di contanti Con cui avevano intenzione di pagare l'intera luna Quindi era una... Insomma, una, bella cifra. una bella cifra. E i miei amici americani rimasero sconvolti: intanto perché tutti pagavamo con carta di credito, quindi molti dissero, beh, ma si può pagare carta, non c'è problema. E lui, questo mio amico, rispose: Qualcosa come, ma perché per a cosa gli era in porta il mio banchiere di dove mangio io? E questa cosa provocò lo scompiglio a tavola, di cui due amici se ne andarono, insomma per far capire cioè, quanto male viene a Lorenzo c'è qualcun cosa? altro dei tuoi che vuol dire un'ultima battuta Morelli Sì, 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 assolutamente velocissimi hanno che poi preso abbiamo... appunti, hanno qualcosa da dire, Il signor Enzo. Eh, senta, abbiamo visto che la, la la persona che è riuscito a inventare la tassa sui costi l'Irap Lira, eh, volevo chiedergli appunto come è fatto anche a, a, a renderla indetraibile considerando la, la, il disastro che ha combinato alle, alle piccole e medie imprese, perché questo, di questo eh, si tratta, è solo un disastro combinato in 14 anni dal 98 che l'ha istituita. Non ultimo, prima parlava di, 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 di tasse sulle macchinette e roba del genere. Lo Stato italiano incassa 70 miliardi di euro sul gioco d'azzardo nei bar, oltre a rovinare le imprese, adesso rovina anche le famiglie. De, de, rovina le famiglie perché in bene o in male eh, eh, molte famiglie già nei comuni nelle amministrazioni entrano questi tipi di discorsi io mi domando con che testa riescono a concepire e a pensare certe cose siamo messi male c'è cioè un'imposizione un, 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 un fiscale fuori da ogni regola fuori da ogni regola e siamo qua ancora a ragionare a questo livello eh, non esiste un che tempo, il messaggio è chiaro no. eh, io eh, consiglierei, consiglierei non è disgiunto, no, non è disgiunto dal finanziario neanche il fatto che il, il, eh, la giustizia civile in Italia non funziona, non funziona la giustizia ma civile. Ma questo non c'entra nulla, c'è cioè, grave ma non c'entra. Bisco risponda. Ma no, cosa vuole che dica? Eh, bisognerebbe cercare di ragionare più che di inveire. Uh, per per l'IVAP io le consiglio, se lei ha un commercialista, qualcuno... Di farsi fare i calcoli delle imposte che avrebbe pagato se fossero rimaste in vigore le 6-7 eh, imposte che l'IVA ha sostituito. Dopodiché potremmo, potremmo oh, oh, discuterne. Quanto al fatto che fosse indetraibile, quello è un principio di federalismo fiscale. Eh, eh, negli Stati Uniti si discute, per esempio, se le, se le imposte che, eh, che mettono gli Stati devono essere o oh no detraibili dall'imposta federale perché eh, se è detraibile succede Siamo che una regione aumenta, aumenta le imposte no, sono imp